dico due parole su Giovanna, che poi ovviamente tutti voi conoscete. Ho dovuto veramente cercare di fare tutto piccino piccino e di sintetizzare, perché Giovanna, per me, glielo dico sempre, è un vulcano, è una donna con un'energia vitale proprio incredibile, che si vede, ecco, in tutte queste sue produzioni e non solo, perché io devo dire che, ecco, Giovanna è una psicoterapeuta, una scrittrice, si definisce una psicoscrittrice, no, infatti, e unisce proprio questa sua conoscenza profonda di tutti i classici letterari e dei classici, insomma, gli autori antichi, questa sua conoscenza filosofica, eccetera, una grande conoscenza dell'animo umano, e quella poi che è la sua professione, no? Quindi, e però, ecco, io ho avuto, appunto, scambiando, lavorando insieme, anche la possibilità di vedere tanto altro, no? Ecco, una volta l'ho chiesto di disegnare una cosa ed è uscito qualcosa che sembrava un quadro, veramente. E mi parla della musica con una preparazione, con una passione che è veramente fa appassionare, ecco, proprio ascoltandola. Quindi per me veramente è stato proprio un piacere. E allora, Giovanna ci teneva proprio che io dicessi, ecco, specificassi che questo suo nuovo romanzo non è un saggio filosofico, nonostante, ecco, le molte citazioni, molti riferimenti, ma che è proprio un romanzo, perché l'intento è proprio quello artistico, no? Dell'animo artistico di Giovanna. L'idea del romanzo nasce così da un viaggio che questa donna ottantenne, che infatti è una scrittrice, si regala per il suo compleanno, e che prende una decisione, che prende con una semplicità, seguendo proprio il suo istinto, come ha sempre fatto, e si regala questo viaggio in Russia, che è la patria dei suoi amatissimi autori. E in questa sorta di sospensione temporale si svolge proprio quello che è, ecco, che sono le sue riflessioni, che è poi la trama del romanzo, che ha una struttura veramente molto originale, perché c'è una continua alternanza della voce della protagonista e dell'autrice che interviene e che richiama quella che era poi lo stile, la struttura della tragedia greca, no? In cui al protagonista, quindi che parlava e svolgeva, insomma, la sua storia, si alternava ogni tanto la voce del coro che rappresentava la saggezza, la verità e, insomma, quello che era il giusto, no? Il vero.